Allora Luciano, oggi è lunedì, non ho capito bene questa giacca con scritto Venezia, però vabbè, se, ognuno fa quello che piace, insomma. Ma tutti a parte, dai, raccontaci un po' di questa settimana che mi sembra, insomma, che possiamo, come Chioggiotti, mi sembra che possiamo essere contenti. Siamo di Chioggia, siamo in provincia di Venezia e Venezia è il nostro punto di riferimento. Allora, diciamo che il weekend è stato sotto l'aspetto calcistico molto molto positivo. La Crodiense ha vinto fuori casa Romano De Zerino 2-0 e c'è stato anche un buon weekend positivo anche per il calcio a 5 con la vittoria del Marina Soccer in trasferta 1-0 proprio nell'ultimissimo minuto e un'importantissima vittoria anche per i Lions Chioggia contro una delle favorite del campionato, lo Spinea, con un 6-5 esterno molto molto duro e difficile e quindi dà maggiore soddisfazione. E sulla partita di ieri della Crodiense, Rossano, cosa ci dici? Beh, faccio una premessa, io non c'ero, però tu sai che ho fonti direttissime e molto molto importanti, ecco. Ma diciamo che è stata una gara molto... Il risultato 2-0 è un risultato classico, cioè non lascia niente, non ci sono stati dubbi, la vittoria è stata meritata. Dopo la vittoria dell'altra settimana in casa, ma con una prestazione non proprio convincente, è stato fondamentale ribadire una vittoria esterna contro un avversario che era posizionato a metà classifica, quindi così. Diciamo che il mister ha cominciato a fare anche un turnover, in quanto magari nella settimana il mister spiegherà, ha lasciato fuori un titolare insostituibile fino adesso, Zecchinato. E quindi significa che anche lui vuol provare strade nuove, vuol provare a mettere che tutti i giocatori devono essere pronti, non è che nessuno ha il posto fisso e consolidato, in quanto ribadiamo che la società presieduta da Goivano ha un compito importante, vincere il campionato. Quindi Ivano e Andrea Seno sanno che i ragazzi sanno che sono su una città importante che ha l'ambizione di ritornare su quella che è la platea dell'altro anno, insomma la Serie D, ecco. Quindi tutti devono essere giustamente motivati e nessuno si deve rilassare. Due parole sul settore giovanile della Crodiense, che è, diciamo, la società di punta della città, e il settore giovanile è un settore giovanile molto importante, o quantomeno ambisce a diventare molto importante. C'è stata purtroppo la sconfitta della Juniors, partita di cui io ho visto, contro la Solesinese, è stata una sconfitta anche immeritata, e la Solesinese ha fatto un tiro, ha vinto. Diciamo che per la squadra di Stefano Bernardi e di Andrea Conforti c'è ancora tanto da lavorare, però sono su buona strada. Tieni presente che hanno anche una squadra molto importante, in quanto devono fornire i giocatori per i giovani, per la prima squadra, ecco. Quindi magari anche certe volte Stefano è un po' in difficoltà, in quanto è condizionato che deve dare di giovani alla prima squadra, ecco. Invece è stato un buon successo anche degli allievi, che è un'altra squadra che cominceremo a seguire, della Crodiense, che ha vinto 6-0, una squadra che potenzialmente ha dei giocatori, io credo, che potranno, sentiremo parlare sicuramente nei prossimi anni. Che squadra è questa, scusami? Gli allievi della Crodiense. Invece negli allievi ci sono veramente un gruppo di ragazzi che meritano. Hanno vinto 6-0, tieni presente che la Juniors fa il campionato regionale, quindi un campionato più difficile. Gli allievi fanno un campionato provinciale. È un po' penalizzante per una città come Chioggia. Ormai quest'anno è andata così, cerchiamo di vincere quello che c'è da vincere. E voglio citare anche alcuni giocatori ben guidati da mister Stocco. Ci sono Cigna, c'è Furlan Giorgio, che è purtroppo infortunato, c'è De Rosa, che anche lui è infortunato. Sono veramente ragazzi molto molto forti. Simone Ferro, Bozzato Johnny, il veronese Steven. Sono tutto un gruppo di ragazzi e altri, e tutti gli altri, veramente che possono dare tanto al calcio di Chioggia, al calcio crodiense, ecco. Quindi abbiamo, io direi, con questo risultato chiuso la parentesi calcistica. Come ti ho promesso, Andrea, non voglio parlare solo di calcio, ma voglio pian pianino introdurre anche le altre discipline. C'è stato un risultato molto importante qualche settimana fa, la vittoria del campionato italiano di Andrea Boffo nella Formula Renault, quindi stiamo parlando di automobilismo. Questo è un ragazzo che
gli esperti del settore dicono che è un ragazzo di prospettiva e di Chioggia, quindi sai che per me questa cosa qua è importante, molto importante, quindi che sono, possono essere gli atleti o le squadre che potenzialmente possono raggiungere risultati importanti. Un'altra, invece, volevo magari fare il punto su quella che è una società storica della città di Chioggia, la WISP Chioggia, è l'unica società che fa basket, e non sono ancora partiti i campionati, così mi spiegava il buon presidente Boscolo Enrico Papo, e quindi però anche loro hanno le stesse problematiche che hanno tutte le società. Sponsor, una fase di crisi economica, però essendo una società sana, una società composta veramente da persone che si danno da fare, e stanno reggendo bene l'urto della crisi economica, ecco. E anche loro hanno un buonissimo settore giovanile, infatti c'è una richiesta, mi diceva Enrico, da parte di importanti settori giovanili delle squadre di Serie A, di fare una collaborazione con il settore giovanile della WISP Chioggia. Quindi stanno valutando tutte queste cose qua, quindi è una società che ci darà ancora parecchie soddisfazioni. Bene, ti ringraziamo molto. Ciao. Per questa settimana andiamo così. Anche troppo.